Forno Canavese, chiusura di questa 2 giorni dedicata al benessere olistico. Questo primo evento, prima edizione, com'è andata? Ma direi che per essere stato un primo evento, una prima edizione, possiamo ritenerci molto soddisfatti. Abbiamo avuto una giornata piena ieri con diversi appuntamenti e poi c'è stato il concerto di Euron che è stato un successone. Questa sera, questa giornata si conclude con la conferenza con Beppe Vessicchio. Una giornata piena di emozione, piena di vibrazione, piena di sensazioni. Siamo molto contenti, speriamo di continuare questa esperienza nel prossimo anno in collaborazione con altri personaggi, con altri volontari che ci hanno sostenuto per tutta la durata di questo evento. Tanti anche gli operatori olistici presenti in questi 2 giorni, come ha risposto la cittadinanza? Allora, la cittadinanza devo dire che era abbastanza incuriosita, essendo un mondo che si sta aprendo da poco, abbiamo voluto comunque portare qualcosa di nuovo ai nostri concittadini per fargli capire e provare nuove emozioni di benessere interiore, fisico, ma soprattutto emozionale e psicologico, ecco. Quindi buoni propositi per una seconda edizione. Certo che sì, con la collaborazione assolutamente del Comune che ci ha dato disponibilità su qualunque fronte, con la collaborazione dell'Associazione Tesla con la quale abbiamo lavorato benissimo, un grazie particolare a Severino che è il fondatore e a tutti i suoi operatori che ha riunito e hanno accettato di venire a Forno Canavese per il nostro evento. È stata una bellissima esperienza anche per noi. Maestro Vessicchio, qui a Forno Canavese è la prima volta? Sì, è la prima volta. Introdotto all'interno di queste 2 giornate dedicate al benessere e quindi anche a questo mondo nuovo del benessere olistico. Mondo antico direi, riscoperto ultimamente, ma una volta, ma ce lo raccontano già Platone e Aristotele, non si poteva analizzare un fenomeno senza cercare di collegarla a tutto il resto che ci circonda, quindi l'olismo è, secondo me dovrebbe essere una visione che dovrebbe appartenere a tutti, ma provenienti da qualunque tipo di linguaggio, verso qualunque tipo di realtà. Quindi un linguaggio anche che si unisce bene anche a tutto quello che è l'arte, in tutte le sue forme, le sue espressioni. Ma io vorrei dire che quando Dante, che penso sia l'emblema della cultura italiana in generale, ma quando Dante si è formato con un concetto importante, quello del trivio e del quadrivio, cioè le materie che vengono definite poi materie scientifiche dovevano necessariamente trovare forme e collegamenti con quelle letterarie e umanistiche. Quindi si è formato anche con l'astronomia e la musica e questo è, secondo me è un panorama che tutti dovrebbero provare ad approcciare, ma lo diceva anche Nabokov, mi pare diceva che non c'è scienza senza fantasia. Non c'è poesia senza fatto, quindi in realtà è tutto collegato, ecco perché la visione olistica è una visione fondamentale, poi soprattutto se l'obiettivo è il benessere. La sua conferenza sarà la conferenza che chiude questa 2 giorni dedicata anche al vino. Sì, ovviamente, perché nei miei studi sul potere del suono in generale, su tutto ciò che è vivente, ha trovato nel vino un testimone fantastico, perché ovviamente non c'ha il cervello che rema contro. Quindi il vino che ha la sua vita e ha delle sue prospettive di miglioramento autonome, se lo lasciano in pace, infatti dice sta riposando in bottiglia, no? Si sta affinando perché in realtà ha un suo obiettivo di miglioramento. Il vino si è rivelato un testimone estremamente attendibile, ma non solo per i degustatori, a volte anche in laboratorio ci sono tracce molto molto interessanti di quanto apprezzi delle costruzioni armoniche che suggeriscono, stimolano le sue, quindi attraverso il suono il vino
quindi la parte elettrica del vino, possiamo dire, non la parte solida, la parte elettrica trova una nuova condizione. Poi del resto in quella bottiglia c'è lo stesso materiale che ci ritroviamo dopo che si è affinato. Che cosa è accaduto? Ha avuto un'evoluzione soprattutto su base elettrica. Quindi un connubio perfetto tra il gusto, il sapore e anche tutto il benessere che ne può derivare ovviamente da un buon bicchiere di vino. Ah, il vino è una bevanda millenaria, ahimè purtroppo c'è una quota di alcol e solo la parola alcol è demoniaca, insomma è chiaro, se mettiamo una goccia d'alcol su un tessuto, su un vetrino, vediamo che lo spappola, però non mi sembra che fino ad oggi un uso moderato di questa bevanda possa causare i danni che in qualche modo si possono paragonare con quello del fumo. Mi sembra proprio impossibile questo. Anzi, il vino è, come diceva lei, è storicamente anche i nostri nonni che lavoravano le campagne, lo usavano proprio come sostentamento per la giornata. È un alimento, era classificato anche merceologicamente come un alimento, ma adesso senza diciamo entrare troppo nel dettaglio di questo argomento, che è un argomento importante. Io credo che ci sono delle città con un tasso di inquinamento così elevato, fuori da tutti i livelli di guardia, che bisognerebbe scrivere lì il cartello: attenzione, so stare in questo luogo può nuocere gravemente alla salute, ma molto molto più del vino. Insomma, ce ne vogliono di ettolitri per generare i danni dell'inquinamento. Si chiude oggi il primo festival olistico di Forno Canavese. Come ho chiesto prima al responsabile della biblioteca, com'è andata? È stato un momento emozionante, bello, ricco di tantissime emozioni. È più di una settimana che viviamo questa atmosfera incredibile e oggi siamo arrivati al suo termine, ma l'atmosfera e le emozioni sono talmente tanto che insomma non sembra neanche di essere arrivati in conclusione. Ebbene sì, siamo arrivati all'ultimo, siamo qui con Peppe, come piace essere definito lui dai meridionali, Peppe Vessicchio, e insomma siamo qui in tenuta di arrivo. È stata un'emozione unica, davvero. Sembra che mi voglia ripetere, però sono quelle emozioni che abbiamo provato, perché è stato così. Gli operatori, gli hobbisti, la gente che finiva i trattamenti e mi diceva: Vincenzo, sto veramente bene. Bene, tutto questo bene è successo a Forno Canavese. Quindi, insomma, abbiamo trasformato questa piccola Ruhr del Canavese in un mondo magico, naturalista, insomma, pieno di vitalità. È questo qua, insomma, ecco. Come hanno risposto i fornesi? Hanno risposto bene, un po' di incuriosità, perché non tutti naturalmente conoscono e sanno che cos'è questo mondo, il primo io. Non lo conosco perfettamente, insomma, in questi due giorni, in questa settimana, nel periodo che abbiamo lavorato in stretta collaborazione con l'associazione Tesla, che io ringrazio moltissimo in qualità del fondatore Severino Doppi, insomma ho imparato delle cose che prima non conoscevo, insomma è un mondo davvero magico, davvero grande. È un momento davvero grande, ma tutto questo si è potuto realizzare grazie alla stretta collaborazione di questa squadra che si è formata per costruire questo festival, per dargli viva, quindi ai ragazzi, come hai citato tu prima, della biblioteca, Sandra, insomma tante persone che hanno voluto e hanno creduto in noi nel costruire questa nuova esperienza. Un grazie anche alle nostre associazioni che si sono prestate nel prestarci gli stabili, perché gli operatori olistici non hanno fatto questa attività per strada, insomma l'hanno fatta in attività seriamente, come loro sanno fare, ma in locali che il Comune ha messo a disposizione grazie alle associazioni che ce le hanno concesse. Quindi anche in questo caso Forno ha risposto molto bene, con curiosità, perché non tutti lo conoscevano, ma quando gli si è chiesto di partecipare, insomma di dare una mano, come al solito si sono prestati, e questa è la nostra forza. Forno non si ferma, infatti si continua, inizieranno tra neanche 15 giorni gli eventi collaterali e poi l'evento clou della Fiera del Palucco il 15 ottobre. Sì, certo, non finiamo qui, l'avevamo già detto in precedenza, siamo solo in arrivo,
alla prossima manifestazione che è la Fiera del Palook. Più di 150 espositori quest'anno, perché credetemi, abbiamo contattato veramente tante persone, ormai lo sanno che la nostra fiera viene fatta in collaborazione con la Proloco, in collaborazione con altre associazioni fornesi, ma su invito, e questo è quello il nostro cavallo di battaglia, perché noi scegliamo e noi invitiamo le persone che abbiamo piacere che festeggiano insieme a noi.